Metto qua così almeno posso vedere tutto in faccia. Ma, allora, innanzitutto devo dire che questa cosa mi ha sorpreso, non me l'aspettavo, non la richiedevo, però sono estremamente contento, compiaciuto, onorato di aver ricevuto un'attestazione così dal paese, dal sindaco, da tutti quanti, da Luigi che ha fatto un ottimo lavoro. Magari nella realtà fossi stato così alto e così anche carino. Però no, niente, sono molto... sono contento che sia stata fatta una cosa del genere qua a Oliena, perché per me Oliena è comunque rappresentato l'inizio, sono cresciuto qua, mi sono forgiato qua ed è anche grazie a Oliena che sono arrivato dove sono arrivato. L'ho sempre detto, le mie origini sono state fondamentali nell'educazione, nel forgiare il carattere che mi ha permesso di arrivare dove sono arrivato. Ma lo si vede anche da questi stemma, no? Si parte dai Pane Carasau con Giuseppeddu, che era il mio allenatore, che ogni tanto mi faceva arrabbiare perché non mi faceva giocare, che mi metteva in panchina. Però è cominciata là, poi sono arrivato alla Corrasi, la Morese, la Torres, Napoli, Parma, Chelsea, Cagliari e la Nazionale. C'è stato un percorso di gradini, no? E credo che ogni gradino sia stato, ogni step sia stato veramente importante per me. In ogni step ho imparato qualcosa. A partire da qua, quando cominciavo a crescere, in mezzo ai miei compagni, alcuni li vedo qua, li saluto con affetto e li ringrazio per essere venuti. Sono stati importanti perché la loro vicinanza mi ha permesso di crescere nel carattere. I loro comportamenti, la loro amicizia mi è stata sicuramente molto utile per, ripeto, per formare la mia base fondamentale. E poi sono arrivate tutte le altre cose. Riprendo un disco, anzi questo lo faccio dopo. Prima di tutto volevo ringraziare poi in particolare alcune persone che nel mio percorso sono state fondamentali, a partire da mia moglie Franca, che mi è stata, siamo sempre stati assieme sin dall'inizio, mia mamma che è ancora a 92 anni è sempre lì, che non perde un colpo, fortunatamente. Oh, 91 solo, che devo compiere. Come avete visto, subito mi ha messo in riga, non c'era occasione per farlo. Me li ricordo ancora. Poi tutti i miei parenti, insomma, li vedo tutti qua con piacere, li abbraccio tutti, se non li nomino tutti, ma lo faccio con estremo. Sono molto contento di vederli qua. Sarebbe stato bello se ci fosse anche stata un'altra persona insieme a noi, che purtroppo non c'è più, che è stata importantissima nei miei inizi, perché è stato quello che mi ha passato la passione del calcio. Lui che di calcio non sapeva niente fino a 30 anni, poi improvvisamente andò a vedere una partita e si innamorò di questo sport fino a diventarne un fanatico. Mi riferisco a mio padre Ignazio. Qua vedo Cencedu, che gli è stato vicino nella guida della società in quegli anni là, quando si prodigavano per garantirci, per farci giocare, per portarci in giro, per fare le nostre esperienze. Quindi secondo me a loro, a persone così, bisogna solo fare